Difendi i tuoi soldi per sempre con il trust. Eccoci a parlare del secondo capitolo. Nel primo avevamo visto cos'è un trust, i quattro soggetti principali e ti ricordo bene i tre aspetti principali. Il patrimonio in trust è un patrimonio completamente segregato dal tuo patrimonio, da quello del trustee, da quello dei beneficiari. Il trustee, affinché il trust sia valido, deve continuare ad avere il controllo sui beni in trust. E terzo, l'obbligo da parte del trustee di avere una rendicontazione contabile, amministrativa e fiscale. Ma oggi ti voglio accennare a quello che potrai trovare all'interno del secondo capitolo, le 11 false credenze. Credimi, in 20 anni di colloqui con imprenditori ne ho sentite davvero di tutti i colori. E molto spesso resto tutt'oggi sconcertato perché mi dispiace tantissimo che siano passate nel corso degli anni a causa di professionisti assolutamente improvvisati e poco preparati, delle nozioni rispetto agli imprenditori e rispetto all'istituto del trust che lo hanno semplicemente allontanato. Ti inizio a fare degli esempi. È vero che se faccio un trust devo spossessarmi di tutto? Primo falso mito, falsa credenza. Immagina questo. Imprenditori come la famiglia Antinori, Dolce & Gabbana, la famiglia Agnelli, Cuccinelli hanno fatto dei trust. Ma davvero credi che avessero intenzione di spossessarsi di tutto? Penso proprio di no. Ed ecco che affronteremo la prima falsa credenza. Un'altra. Ma se faccio un trust, è vero che non posso più cambiare idea? Anche questo non è vero. I dettagli nel secondo capitolo. Un'altra ancora. Ho sentito dire che vale la pena fare un trust solo per grandi patrimoni. Faccio una provocazione. Se hai magari 700-800 mila euro di patrimonio, vale la pena tutelarlo oppure no? Ecco che mi sembra davvero anche una falsa credenza abbastanza sciocca. Guardiamone un'altra. Per fare il trust mi hanno detto che devo andare in Nuova Zelanda, che devo andare in un paese lontano, così sarò lontano da tutti. Ecco, forse scoprirai che il modo peggiore di fare un trust è quello di affidarsi a dei trustee che vivono in paesi offshore, paesi lontani, magari caldi, ma molto lontani e problematici. Affronteremo ancora altri aspetti e altre false credenze, ma voglio anticiparti che sarà davvero utile e forse più di tutti quanti il terzo capitolo, intitolato Perché non ho fatto prima il mio trust. Affronteremo casi assolutamente pratici, casi che avrai visto e che vedrai ogni giorno in giro. Magari guardando all'interno della tua famiglia, magari guardando all'interno di aziende diverse. Parleremo di come il trust può essere utile nei passaggi generazionali, di come il trust può essere eccezionale in caso di separazioni e di divorzi, di come un trust possa essere eccezionalmente utile per difendere un patrimonio che purtroppo passato in eredità è difficile da gestire. Prova ad immaginare una villa importante, prova ad immaginare un palazzo importante. Sai benissimo che durante il passaggio generazionale il problema che accade è che ci sono tantissime cause fra i vari eredi. Con il trust potrei risolvere tutto questo. Ti dirò anche che il momento migliore per istituire un trust non è quando hai un grande patrimonio. E ascoltami bene, questo è davvero qualcosa di nuovo da ascoltare, ma è quando non hai nulla. Sembra un paradosso, ma all'interno del capitolo davvero si potrà aprire la mente e capirai davvero come fare la differenza nella tua vita. Un altro aspetto davvero importante, che questo diciamo è anche difficile da affrontare, è provare ad immaginare cosa può accadere al tuo patrimonio o alla gestione di esso nel momento in cui non ci dovessi essere più, ma magari hai dei figli minorenni o ancora peggio, magari con disabilità. Scoprirai che grazie al trust tantissimi dei problemi legati a queste situazioni possono essere risolte. Affronteremo anche il caso di chi vuole essere un filantropo, chi vuole fare donazioni e scopriremo del perché oggi tutti quanti noi, magari in cuore, vogliamo fare tante opere di bene, ma spesso siamo frenati perché non siamo certi di quello che accadrà con le nostre donazioni. Ecco, tutto questo lo scoprirai nel terzo capitolo, ma ti anticipo anche cosa potrai vedere all'interno del quarto capitolo. Scopriremo le 7 poco valide alternative al trust. Mi permetto di dire poco valide alternative perché una per una affronteremo tutti i dettagli dal fondo patrimoniale, dalla polizza vita, dalla holding societaria e da altri istituti e scopriremo uno alla volta
che nessuno di queste ti potrà dare il valore aggiunto e l'unicità del trust.